Giuseppe Maria Crespi nasce nel 1665 a Bologna, dove lavorerà tutta la vita, salvo un breve periodo fiorentino. La città, soprattutto quella minore, sospesa fra borghi, orti e campagna, è lo scenario silenzioso in cui il pittore colloca i suoi personaggi, racconta le avventure degli ultimi dei della mitologia, descrive la vita delle donne e degli uomini a lui vicini. Crespi è un pittore della notte, che adombra un'aurora assai più presentita che vista. La vita si muove lenta in quell'oscurità, come un corpo assonnato e torpido. La sua cronaca dei martiri e degli eroi, degli artigiani e degli ortolani, la lentissima storia degli affetti, hanno una scena spoglia ma di vera potenza. Un muro di mattoni sbrecciati, un trave corroso, l'intonaco cadente portano fra noi un forte e umano senso della storia. Sull'oscurità notturna, nelle piccole case dei borghi, o nel vuoto silenzioso di chiese all'alba, fra mura soffocate dal grande caldo padano, Crespi tesse la sua pittura sorprendente. Quella pittura che oggi chiamiamo di genere, ricca cioè di aspetti diversi che vanno dal sacro al profano, dal mito alla realtà, alla natura morta, all'aneddoto popolare. Il Crespi dipinge nella sua casa, nel borgo del Pratello, e l'occhio indugia sulle piccole cose appese al muro. La sguattera lava i piatti nella cucina angusta. E dalle stoviglie si leva un realismo quotidiano che mostra di conoscere la pittura barocca olandese. L'aneddoto della pulce, che la ragazza rincorre sotto la camicia discinta, è l'occasione di un arguto e minuzioso sguardo sulla realtà circostante. Lo stesso accade nei giocatori di dadi in un'osteria. Ma il Crespi è anzitutto pittore di alto lignaggio pittorico. La sua memoria nell'affresco con le stagioni in Palazzo Pepoli Campogrande va diritta agli anni dei Carracci, un secolo prima. La ricchezza del suo naturalismo si esprime specialmente nel colore. Ed è poi il senso della familiarità, del quotidiano, che si rivela nel sorriso della primavera, o nella rubiconda estate, nel prosperoso autunno e nella lenta vecchiaia dell'inverno. Altri artisti, sul finire del Seicento, ripensano alla grande età dei Carracci. Domenico Maria Canuti lavora anch'egli in Palazzo Pepoli e affronta, nell'amplissima volta del Salone d'Onore, la figurazione di un Ercole nell'Olimpo che rappresenta la più fantasiosa avventura del barocco eloquente in Bologna. Giuseppe Maria Crespi dipinge un'altra sala vicino alla precedente con l'Olimpo e i suoi dei.
Anche in questo caso, prima che finisca il secolo barocco, la decorazione mostra tutta la sua immensa proliferazione. Il fiorire di forme vegetali che esplodono accanto a belle forme umane. Uno sbocciare di rose che si accende nel cielo traslucido dell'aurora. In basso, all'orizzonte, una striscia luminosa annuncia il giorno. E forse il ritorno degli esseri umani, della loro breve storia destinata a nascere e a morire ogni giorno. Crespi è uno fra i grandi artisti della figurazione prospettica e illusionistica di Bologna. Accanto al Burrini, alla coppia famosa di Colonna e Mitelli, l'ornatista, e insieme al Canuti, proprio il Crespi crede possibile, come avevano già fatto i Carracci, il Reni e il Guercino, un colloquio diretto fra cielo e terra, fra gli dei del mito e la colorita vitalità terrestre. Mitologie, emblemi, simboli si susseguono nello spazio notturno dell'immaginazione del Crespi con la presenza simultanea e irrompente di profeti, primo fra tutti Mosè, divinità pagane, ninfe, pastori e santi della cristianità, scene colme di corpi e gemiti, protagonisti del catechismo devoto e beghine raffinate, estenuate. Si direbbe che questa immaginaria esplosione di attori sacri e profani venga poi erosa dal pennello, liquefatta dalla luce raggrumata sulle forme. La perfezione antica del classicismo può essere inseguita con dolcezza pittorica, come nel dipinto raffigurante Amore e Psiche degli Uffizi. Oppure disfatta nella percezione del tocco luminoso, piegata a divenire grottesca, ironica, perfino paradossale. Di fronte al nuovo secolo, il Settecento, Crespi sente con tempestiva precisione che il problema è quello di allargare il campo visivo, di organizzare tutto il mondo visibile in un'antologia dove è l'occhio a trionfare sovrano. Anche l'intenso dramma scenico del martirio cattolico, quello della strage degli innocenti, si trasforma in un'immensa fioritura di corolle floreali, ma già in disfacimento, mentre un profumo di spiritualità devota e compunta viene sostituendosi alla tragedia. Le scene orizzontali sono colme di gesti teatrali, di colori rifrangenti, di abbandoni sentimentali. La realtà, se ormai scomposta nei generi della pittura, il tocco, il lume, lo sbattimento dei colori scuri, l'abbreviata forza delle allusioni cromatiche, l'erosione della forma disegnativa. Così, nella pittura dell'artista, l'immagine della vita si sfrangia, si corrode e sembra volare in alto come le tenere anime degli innocenti, foglie disperse nell'ultimo sogno del martirio cattolico.
L'emotività barocca della pennellata del Crespi tocca il suo vertice nei primi 20 anni del Settecento. La liquidità della luce che si insinua dentro la forma delle cose raggiunge vertici di metamorfosi, di trasformazione, come appare in questo soggetto che evoca l'antica favola mitologica di Latona. La duttilità culturale dell'intensa eredità carracesca e reniana si snoda fino a toccare altre esperienze italiane, come quella di Sebastiano Ricci o di Luca Giordano. Lo squarcio aperto sulla vita popolare, il senso continuo di critica analisi della società, fanno di lui l'artista che più apre in Italia verso il futuro. Nella fiera di Poggio a Caiano, uno dei suoi capolavori, la descrizione della folla al mercato è un grande spartito musicale, ricco di cromatismi squisiti e ritmato da ritratti, atti e gesti della quotidianità. Avanza verso la cultura moderna, grazie al Crespi, un senso fisico del corpo e della materia. L'esistenza, tanto temporale che morale, del mondo si scopre sempre più vasta anche dal Borgo del Pratello a Bologna. A metà della sua vita, il Crespi affrontò la narrazione arguta e vivace delle vicende di Bertoldo Bertoldino e Cacasenno. Si trattava di una ripresa del Bertoldo cinquecentesco di Giulio Cesare Croce, messo in rima da un gruppo di intellettuali e pubblicato in un volume ricco di illustrazioni nel 1739. È probabile che il Crespi, come dicono alcuni suoi amici, iniziasse ad inventare queste illustrazioni in piccoli dipinti ad olio, oggi della famiglia Doria Panfili. Ma poi, come si vede in queste immagini, egli tornò a disegnare a matita i soggetti e poi a trasferirli su alcune pergamene all'acquerello, ancora ben conservate, fino a consentire all'allievo Mattioli di incidere le illustrazioni per il singolare poema figurato. Nella successione della favola esemplare trionfa l'antica saggezza popolare, con l'aggiunta settecentesca di Cacasenno, al quale sono dedicate le ultime 5 immagini. Dopo le avventure di Bertoldo e del figlio Bertoldino, ha inizio la storia di Cacasenno, che, essendo priva di precedenti illustrazioni storiche, mostra un'unità espressiva più moderna. Ma il senso critico, talora arguto e divertito, altre volte dolente della vita quotidiana, si allarga anche alle descrizioni del lavoro. Nell'umida cantina, uomini portano il vino in spalla dopo la mostatura. E la lavandaia batte i suoi panni sulla pietra del canale che scorre accanto.
I suoi biografi dicono che egli si servisse, come altri pittori, di una camera ottica e che usasse guardare, come in queste scene di lavoro attorno al baco da seta e alla prima filatura, l'immagine riflessa che dalla strada si insinuava nella stanza ribattuta dal sole. Per un allegro bicchiere di troppo, il portalettere Rubizzo sconfina in un sapiente ritratto, dove la sua professione si paragona in fondo ad altre e ben più prestigiose condizioni. Prima fra tutte quella di un grande carattere bolognese, Benedetto XIV, al secolo Prospero Lambertini. La descrizione della realtà appassiona Crespi come un viaggio dentro la propria stanza e al più entro la propria città. Le ninfe e gli dei hanno lentamente ceduto il posto alle figurazioni umili. Il letto sfatto, le povere cose appese al muro, la bellezza femminile scesa ad un confronto quotidiano con l'esistenza, la cucina con i piatti, la sguattera che lava sotto quella luce che spiove dall'alto illuminando un nuovo teatro, quello della vita. Ecco il soggetto di un'altra meditazione che si mescola insensibilmente con il gusto della natura morta. La penna in posa di alcuni volatili uccisi e appesi esprime il senso cupo, sofferente che la natura morta di animali ha spesso nella pittura. Il colore profondo, la forma inerte, gettano attorno il senso di una morte fisica che il Crespi farà propria, soprattutto nel grande ritratto di un cacciatore, della Pinacoteca di Bologna. L'uomo, imperiosamente seduto, ha accanto i suoi cani, ma il suo trionfo non ha più, come un tempo, solo il valore di una celebrazione. La minuziosa descrizione del pelame, del cerbiatto e della lepre attirano l'osservatore verso questa dolente immagine del corpo abbandonato a terra. Nell'occhio spento si misura un dramma che il passato non conosceva. Gli sportelli della libreria di Padre Martini, un grande studioso di musica che viveva nel vicino convento di San Francesco, ripetono i volumi e le legature in pergamena che racchiudono. Sono la matrice di una visione inedita di un nuovo paesaggio intellettuale dell'illuminismo. Questo monumento al sapere è in realtà un poema dedicato alla precarietà della conoscenza umana, quasi soltanto un memento mori gettato contro la vanità della sapienza. La poesia è spesso identificata dal Crespi insieme alla musica, come nella canterina degli Uffizi. E come nella stupenda ragazza col liuto del Museo di Detroit. La cara gioventù, la bellezza femminile che egli ha sempre ammirato, trova concisi sorridenti medaglioni, miniature squisite dove la giovane donna colloquia con la colomba. Oppure accarezza il cagnolino. O mostra un bocciolo di rosa rossa e tiene in braccio il gattino. Si tratta di una bellezza modesta, nella quale già si riconosce la fisionomia del ritratto naturalistico. L'Arcadia rosa e celeste viene adottata anche dal Crespi. Satiretti che tracannano vino
Giovani corpi attorti e grassocci sono il soggetto di decorazioni che stavano sopra le porte di eleganti appartamenti. Contadinelle incipriate sedute in campagna sono un omaggio al secolo che ricerca un'eleganza molto contenuta e riservata. La musica, insieme alla poesia, fu certo l'unità espressiva che il Crespi cercò nelle sue lunghe notti insonni, piuttosto che nell'accademia, che egli non frequentava. Nel combattimento di Tancredi e Clorinda è la perfetta lettura della Gerusalemme di Torquato Tasso a impegnare il pittore in una figurazione ritmata, tutta incentrata sulle chiome sparte della donna. E insieme non dimentica l'ultimo e funesto combattimento fra l'uomo e la donna. Il sentimento di Crespi verso la religione fu forte e severo. Osservando un giorno, narrerà il figlio Luigi, come un raggio di sole penetrando in una chiesa batteva su un confessionale, immaginò ed eseguì una scena di confessione. La cadenza pittorica è minuziosa, descrittiva. Il senso del tempo domina come un mormorio sommesso le attitudini e i gesti dei protagonisti. Del resto, in altra occasione, Giuseppe Maria Crespi aveva affrontato lo stesso tema della confessione con un'aggressività pittorica più pronunciata. È inserita nella serie detta dei Sette Sacramenti, oggi a Dresda. È il capolavoro qualitativo dell'artista e insieme il suo ritratto esistenziale e morale più vero. Le scene sacramentali sono in realtà soggetti per una rapida storia della condizione umana. Dal battesimo, esaltato dalla bellissima figura della madre in nero e di profilo, alla prosa sonante della cresima, grandiosa come un'investitura. E alla comunione, intesa come un atto di profonda consolazione. Al matrimonio, un'unione di adulti, risponde l'ordine dato a un sacerdote che riconduce l'immaginazione a una fiduciosa grandezza, a uno spartito molto sonoro. Infine, l'estrema unzione recata al giaciglio di un frate cappuccino esprime tutto l'interesse morale del Crespi per una visione della vita devota, di respiro certamente cattolico. Nella lunga vecchiaia, la devozione del Crespi sembrò affrontare con furia espressiva le figure della santità, quasi usando un taccheggio cromatico esaltato dalla luce improvvisa. Oppure si lusingò di ottenere dalla penombra degli altari più nascosti la compunta devozione della santità esemplare. Coronazione di spine, che ricorda l'impostazione di Rembrandt, vecchio amore del Crespi, è anch'essa una narrazione mortificata nella fede e nella preghiera. La vita del Crespi si svolse fra le mura di una città avvertita con un moderno senso del luogo e del tempo. Come appare nel bellissimo ritratto della famiglia dell'amico Zenobio Troni, il ruolo degli affetti fu centrale e in quel nocciolo di sentimenti umanamente trepidi, in mezzo a quella ammirata bellezza giovanile, si esalta il ruolo della donna, la madre, cui si riconduce appunto la famiglia. L'antico mondo di una città italiana si conclude per mano del suo ultimo grande pittore della storia,
mentre si affaccia una visione nuova della società e della cultura.